Aria. Acqua. Terra. Fuoco. 100 anni fa, la Nazione del Fuoco distrusse i nomadi dell'aria, scatenando una spaventosa guerra allo scopo di conquistare il mondo. Fu solo grazie al ritorno dell'Avatar e alla sconfitta inferta al Signore del Fuoco Ozai che si è finalmente giunti alla fine del conflitto. Sono passati 2 anni e l'Avatar Aang, assieme al Signore del Fuoco Zuko, si sono impegnati per rimarginare le profonde ferite lasciate dalla guerra. Nell'ombra, però, oscure forze tramano alle spalle dei popoli liberi per rigettare il mondo nel caos. Ma il male non avrà vita facile. Molte, infatti, sono le persone che, influenzate dalle azioni di Aang e dei suoi compagni, sono disposte a tutto pur di difendere l'equilibrio appena conquistato e sognare un futuro di pace. Questa, infatti, è la storia di alcuni di loro e di come avrebbero cambiato il mondo.